purtroppo chi non ha, chi è là dentro forse tante volte non ha neanche la voce per parlare e quindi è giusto che qualcuno parli per loro. Franca Berto ha deciso di lottare. La moglie di Massimo Zen, ex guardia giurata originaria di Cittadella, che nell'aprile del 2017 uccise un bandito e che dal 16 giugno è in carcere per scontare una pena di 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario, ha deciso di denunciare le condizioni disumane in cui suo marito e tanti detenuti sono costretti a vivere. Lo ha fatto con una lettera a cuore aperto nella quale parla di come in carcere il pensiero della morte è pressoché costante. Perché usa la parola morte, insomma, parlando del carcere, parlando delle condizioni all'interno della prigione? Perché i soggetti deboli muoiono, si suicidano, cioè parliamone. Cioè non è un... può resistere uno che ha la testa salda o uno che è abituato a delinquere. Chi non entra in carcere non si rende conto della trafila che devi superare e del modo in cui vieni trattato. Intanto tu vieni depersonalizzato, diventi il carcerato. Massimo Zen, dopo 10 giorni a Padova, è stato trasferito a Montorio Veronese. Al due palazzi erano troppi, parenti e amici del bandito ucciso. C'erano timori per la sua vita. Le condizioni però ovunque sono ai limiti e Franca non vuole più tacere. Mi ha fatto arrabbiare innanzitutto le condizioni in cui loro sono tenuti. Non fanno nulla, quindi è difficile non avere la testa che spazia nelle cose peggiori, non avendo nulla da fare. Poi il periodo estivo non hanno scuola, non hanno niente. Hanno l'acqua fredda per lavarsi, se ce l'hanno. Allora, perché dobbiamo far vivere dei detenuti in condizioni da animali? Difficile tenersi saldi alla vita. Il marito di Franca è in carcere da poco meno di 2 mesi. La sfida è quotidiana, essere forti, in ogni modo. Lui sta con la testa salda. È una persona, per fortuna, metodica, abituata a una routine, si è creato una sua routine anche lì dentro. Il problema grosso è il pomeriggio, gli dice veramente va in difficoltà perché la testa vaga, comincia a pensare a casa, a tutte le cose che ho da fare io, ai suoi genitori che non stanno bene, se fossi a casa farei questo, ti aiuterei a fare quello e quindi lì il pomeriggio comincia a diventare pesante. Difficile la vita in carcere, ma anche quella per chi sta fuori, in attesa, sperando in una giustizia nella quale in casi come questo non è facile credere. Ci si dà forza reciprocamente, immagino non sia semplice neanche per lei a casa, insomma. Allora, cimentiamo a vicenda. Io dico che va bene, lui dice che va bene, non so, ce lo diremo poi, se andava proprio bene.